attesa nel Regno Unito per la decisione della Corte Suprema che dovrà decretare se la chiusura temporanea del Parlamento imposta da Boris Johnson sia o meno legittima. La massima autorità giudiziaria britannica sta valutando le rivendicazioni anti-Brexit capeggiate dall'imprenditrice Gina Miller. Nonostante l'ok regale ottenuto da Johnson, la questione è tutta da chiarire. La Suprema Corte Civile di Edimburgo, infatti, ha già dichiarato illegittima la chiusura. Anche se la decisione di quest'ultima non è vincolante, sarà comunque ascoltata dalla Corte Suprema. È importante sottolineare che non ci occupiamo delle più ampie questioni politiche che formano il contesto di questo problema legale, dice la Presidente della Corte, la cui determinazione non stabilirà come e quando il Regno Unito lascerà l'Unione Europea. Boris Johnson ha sospeso il Parlamento per un periodo di 5 settimane, provando così a neutralizzare gli oppositori del No Deal che spingono per una proroga alla scadenza del 31 ottobre in caso di mancato accordo.